appello alle istituzioni regionali e pescaresi, Forza Italia ricorda che la questione allagamenti e l'opera messa in essere per ovviare all'annoso problema non ha ottenuto le dovute attenzioni e c'è tempo fino a novembre per presentare le osservazioni utili al completamento dell'opera. Soprattutto c'è il rischio concreto che mezza città subisca pesanti penalizzazioni a seguito di una serie di vincoli rispetto alle attività edilizie e quindi anche commerciali in qualche modo. Sostanzialmente la Giunta regionale ha adottato uno strumento che vincola pesantemente Pescara, la parte più importante di Pescara, quella maggiormente edificata ed urbanizzata. In modo riteniamo assolutamente errato, perché non si tiene minimamente conto di tutta una serie di opere di salvaguardia, tra messa in sicurezza degli argini piuttosto che realizzazione di porte che dovrebbero migliorare la situazione in caso delle possibili esondazioni, cui il fiume Pescara comunque in qualche modo è stato oggetto, e per esempio quindi evitare il vincolo sulla realizzazione dei seminterrati, o piuttosto l'imposizione di, in caso di interventi edilizi, alzarsi di un metro rispetto al piano di campagna. Tutto ciò determina che cosa? Determina la paralisi edilizia della città, l'impossibilità per esempio di destinare una serie di immobili cambiandogli destinazione d'uso e quindi con una sorta di riconversione verso il commerciale piuttosto che verso il residenziale. Insomma, una situazione altamente pericolosa per quella che è l'intera economia cittadina. Finora si è dormito abbastanza, sia da parte della Giunta regionale che da parte della Giunta comunale. C'è ancora un mese di tempo per presentare osservazioni ed emendamenti modificativi. Noi sollecitiamo interventi in questo senso sia da parte del Governo regionale che del Governo cittadino, e quindi la sollecitazione forte, che non può essere solo dell'opposizione, ma credo debba essere di tutta la città, non può non giungere alle orecchie di chi governa in questo momento i due enti.